Quindi, disattivando questi geni responsabili di crescita di denti, coda e becco, noi non avremmo uccelli, ma avremmo dinosauri. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Gibri e oggi parleremo di una mia grande passione, cioè i dinosauri. Non so se da qualche video sono riuscita a far percepire quanto grande sia la mia passione per questi animali del passato. Fatto sta che quale migliore occasione se non l'uscita di Jurassic World 2 per parlare di un tema che è sempre molto scottante e molto attuale, cioè è possibile far tornare in vita i dinosauri? Cerchiamo di rispondere a questa domanda. Sono infatti innumerevoli le fake news che circolano su internet riguardanti clonazioni, sperimentazioni avvenute per ridare luce e portare alla vita nuovamente queste nobili creature. Ma la maggior parte di queste news sono assolutamente fasulle, come quella del dinosauro clonato a Londra che in realtà era un cucciolo di canguro. Ma infatti è doverosa una premessa. Nessun laboratorio di ricerca detiene il DNA dei dinosauri. È infatti attualmente impossibile recuperarlo, siccome tutte le fonti da cui si potrebbe estrarre sono sassi, cioè fossili, materiale inorganico, non più organico. Ma anche se riuscissimo a estrapolare questo DNA, sarebbe solamente il 10% di tutto il lavoro che rimarrebbe da fare. Un dinosauro per formarsi necessiterebbe non solo del DNA, ma anche di un uovo adatto e non si potrebbe trapiantare in un uovo distrutto. Differente è il caso per altri tipi di animali, come per esempio il mammut o la tigre della Tasmania, che invece potrebbero essere riportati in vita, non proprio come lo erano all'epoca, quindi con quelle stesse medesime sembianze, ma con un look molto simile. Questo perché? In questo caso la risposta è abbastanza semplice. Infatti per noi sarebbe impossibile trovare un T-Rex congelato, a differenza di quanto potrebbe venire con un mammut, che sarebbe più facile da reperire in questo stato. E con un mammut congelato sarebbe quindi possibile riutilizzare il DNA e materiale organico, usufruendo quindi di una madre surrogata, che in questo caso sarebbe un'elefantessa, per ricreare una sorta di elefante mammut che sì, sarebbe simile al suo antenato, ma avrebbe comunque delle caratteristiche che ricordano giustamente un elefante. Questo tipo di discorso è utilissimo se vogliamo riportare in vita specie estinte da qualche migliaio di anni. Purtroppo ciò sarebbe difficile per quanto riguarda i dinosauri. Sembra però che gli scienziati abbiano trovato un modo per riportare in vita questi grandi lucertoloni del passato. Ma come? Servendosi dei geni omeotici oppure degli omeogeni, quelle particolari unità ereditarie che riescono a controllare l'organismo nella fase embrionale di sviluppo, controllando quindi dove devono crescere gli arti, dove devono crescere gli organi, e sono attivati e disattivati da particolari proteine. A tal proposito è utile ricordare che alcuni studiosi della McGill University, durante lo studio in fase embrionale di una gallina, hanno notato che quest'ultima presentava una coda uguale del tutto e per tutto a quella dei dinosauri. Ovviamente i geni responsabili della formazione dell'embrione hanno a un certo punto della crescita disattivato il processo di crescita di questa coda, che quindi è sparita. Ma andiamo invece al 2005, quando due biologi evolutivi stavano studiando con vari esperimenti il pollo mutante e si sono accorti a un certo punto che quest'ultimo presentava dei dentini molto simili a quelli che erano quelli di un coccodrillo e si sono chiesti cosa sarebbe successo a apportare questi ultimi dentini in un embrione di pollo normale e non mutante. Il responsabile della crescita di questi dentini, molto simili a quelli dei giganti del passato, è dovuta ad un virus che, se trapiantato in un embrione normale, avrebbe fatto crescere la creatura all'interno dell'uovo in modo assolutamente normale e senza effetti collaterali. Ora sappiamo che un embrione di pollo può avere la coda di un dinosauro, può avere i denti di un dinosauro e cosa manca se non il muso del dinosauro e non il becco.
Fortunatamente a questo piccolo dettaglio ci ha pensato il dottor Abzanov, direttamente dall'Università di Harvard, che ha identificato il momento giusto per disattivare i geni che andavano a costituire il becco, bloccandone la crescita e facendo sì che al posto di questo becco si andasse a formare quello che sarebbe stato il muso di un dinosauro. Gli uccelli, se non aiutati da particolari geni che gli danno le sembianze di uccelli come noi li conosciamo oggi, rimarrebbero quei geni dei loro antenati, per cui con i geni dei dinosauri. L'embrione si stava così formando al fine di definire una creatura che sarebbe stata simile del tutto e per tutto con un pollodrillo, una specie di pollo piccolo ma con le sembianze di un piccolo velociraptor, un piccolo dinosauro con il muso allungato, i dentini e questa coda da rettile. Purtroppo, se vogliamo dire purtroppo, un'antica legge degli Stati Uniti vieta di portare a termine questi tipi di esperimenti. Infatti l'embrione deve essere distrutto dopo 2 settimane a compimento dell'esperimento. Per cui una volta che l'embrione era stato costituito, ha dovuto essere distrutto e la creatura non ha mai visto la luce. Fatto sta che gli scienziati giurano e spergiurano di essere sulla buona strada per riportare il Jurassic Park nella vita reale. Ma voi credete a questa cosa? Cosa pensate di questo esperimento? Ovviamente se prendessimo questa strada sarebbe impossibile conoscere i dinosauri come li abbiamo intesi per tutto questo tempo, con le stesse dimensioni e le stesse fattezze. Verremmo solamente circondati da questi polletti, pollodrilli, ma immaginatevi per esempio questa medesima creatura ma con le dimensioni di uno struzzo o di un pellicano. Secondo me le cose potrebbero iniziare a farsi interessanti. Ma ditemi voi cosa ne pensate, parliamone qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale. Ciao!